Allora, se noi parlavamo della strumentalizzazione delle notizie e delle notizie vere o non vere che circolano, noi cerchiamo di circolare il più, far circolare quelle più vere possibili portando le persone che le fanno le notizie, in questa fattispecie qui il sindacato. Volevo chiedervi, per quanto riguarda la tanta vexata questio del discorso della legge Fornero, eccetera, così, che comunque vi ha preoccupato tantissimo molti pensionati, questi limiti di età portati in là nel tempo. Secondo voi è rivedibile sotto certi aspetti, è auspicabile in qualche modo che venga presa in mano la questione delle pensioni oppure no, al di là dell'adeguamento e fondo non autosufficienza di cui abbiamo parlato prima? Allora, questo è un punto della nostra piattaforma che abbiamo in piedi da ormai da più di 2 anni. In parte, in piccola parte, comunque, proprio nel confronto con il governo, noi abbiamo anche, siamo anche riusciti un po' a scalfire la legge Fornero, no? Perché rispetto al blocco dell'aspettativa di vita, no? L'allungamento dell'aspettativa di vita per certe categorie, questo è, come dire, rimettere in discussione quello che la legge Fornero aveva previsto. E la flessibilità, quindi la possibilità che per alcune categorie possano andare in pensione prima dei 67 anni, che è la pensione di vecchiaia, oppure tutta la questione dei Pensionati. precoci che possono andare in pensione, anche qua si appartengono a certe categorie, solo con i 41 anni di lavoro, no? Indipendentemente dall'età. Ecco, questo è un modo, come dire, rispetto a quella legge. E anche a leggi che comunque avevano fatti altri governi, perché sull'allungamento dell'aspettativa di vita rispetto alla pensione, non è stata la legge Fornero, ma ha solo accelerato, ma è stato qualcun altro, il governo precedente. Quindi noi, come dire, come organizzazioni sindacali stiamo facendo e vogliamo proseguire su questa strada. Noi abbiamo sempre detto che la legge Fornero va comunque rivista e modificata. L'abbiamo detto appunto nella piattaforma che avevamo sottoscritto unitariamente Quindi 2 anni questo è un fa. E punto quindi importante. questo è l'obiettivo che noi ci siamo dati. Per cui arrivare ad allargare il più possibile la possibilità per alcune categorie, per lavoratori e lavoratrici che svolgono determinati lavori, di anticipare, di andare prima. Assolutamente, qualcosa da Sì, aggiungere, no, Daniele Tronchi? ricordiamoci che dal 1 gennaio, abbiamo ricordato anche in occasioni precedenti, si è avviata con il decreto del governo in occasione di questa legge di stabilità, abbiamo introdotto la flessibilità per quindi altre 15 categorie Infatti sì, c'è stato di l'ampliamento. lavoratori per i quali non scatta l'adeguamento che diceva la Rosanna adesso. Certo, noi avremmo voluto un allargamento non solo 15 categorie di lavoratori particolarmente gravosi, ma lo riteniamo comunque un risultato, sia chiaro, perché prendiamo per esempio alcuni insegnanti di maestre di asilo, cioè anche lavori che prima non erano compresi, adesso possono rientrare in questa fattispecie. Abbiamo l'avvio dell'ape social, centinaia di persone che avevano perso il lavoro, erano bloccate, adesso con l'ape social stanno rientrando, diciamo, con la possibilità di poter andare. Poi un'altra cosa che noi non è che gradivamo molto, ma che entra in vigore con la circolare che dovrebbe essere emessa, ma ne avete parlato diffusamente in una trasmissione recente, anche l'app volontaria, Sì. che si apre. Ecco, questa è un po' una concezione di una trattativa, di una discussione, di un rapporto anche dialettico con le forze che governano il paese. Poi vedremo dopo il Chissà 4 sì, cosa marzo cosa succederà, succederà, esatto. Che per tentare di riparare a dei danni che nel sistema sicuramente ci sono, anche per affrontare questioni che
che nel sistema ci sono, perché noi siamo i primi interessati che il sistema pensionistico regga, il sistema pensionistico e garantisca, pure, anche e garantisca le copertura. Pensioni e garantisca il sistema. Certo che se però dovessero prevalere idee un po' pericolose da questo punto di vista, adesso faccio solo un esempio, perché però bisogna che siamo consapevoli tutti, se noi andiamo, continuiamo ad andare nella strada della defiscalizzazione degli oneri, cioè che vuol dire che le aziende non pagano oneri sociali e si riduce il costo di lavoro attraverso la defiscalizzazione, noi mandiamo in crisi il sistema, non solo quello delle pensioni, il sistema del welfare nel nostro paese. Sì, questo deve essere chiaro, chiarissimo. Salve, sono un lavoratore precoce, ho fatto la domanda della pensione, me l'hanno respinta, licenziato nel 2015, ho finito gli ammortizzatori sociali da 6 mesi, mi hanno fatto la revisione, sono passati 10 mesi e tuttora non ho avuto notizie, cosa devo fare? Grazie. Deve rivolgersi al patronato INCA in tutte le sedi. INCA, quindi patronato INCA. INCA. Beh, se vuole andare un altro patronato, sì, sì, per carità. Si può andare in qualsiasi patronato sindacale che svolge questa funzione di valutazione, perché per poter attivare l'app social bisogna avere alcune condizioni. E non sono poche, vero? Perché no, ne parlavamo? Bisogna avere un numero minimo di anni di contribuzione versata e bisogna diciamo avere una certa età. A quel punto si può attivare, diciamo, l'app social oppure l'app volontaria. Sì, possiamo aggiungere che c'era stata nella prima infornata, diciamo, di domande, ci sono state molte respinte proprio perché non era chiaro il decreto. Successivamente poi sono state chiarite, quindi veramente adesso invitiamo caldamente il lavoratore a ripresentarsi al nostro patronato, perché vanno rifatte le domande proprio perché si sono chiariti meglio i requisiti. Perfetto, quindi attenzione, portare tutte le carte. Sì, l'esempio più classico era quello del lavoratore che in questa fase, licenziato a casa, ha trovato un piccolo lavoro, sì, magari pagato con dei voucher, eccetera, e in una prima interpretazione il Ministero li aveva esclusi dall'applicazione dell'app social. Un successivo chiarimento, sì, invece ha determinato che per queste forme di integrazione del reddito invece non davano corso all'interruzione del diritto. Perfetto, chiedo alla regia un attimo se ci rimetti in onda i due messaggi, così possiamo rispondere, che giustamente se ne abbiamo i nostri telespettatori che dicono che non diamo risposta quando siamo in trasmissione. Allora, uno diceva: buongiorno, ma questo governo, a parte le promesse, ha mai fatto qualcosa coinvolgendo direttamente i pensionati? Quindi questa è una domanda. L'altro messaggio invece: ho letto che una sentenza del TAR del Lazio impone che le spese per i malati di Alzheimer devono passare l'USL. Quindi, allora, questa ultima qua magari se può rispondere. Sì, è una domanda un po' generica, bisognerebbe guardare i casi singoli, perché sappiamo perfettamente che i malati di Alzheimer, quelli che sono ricoverati in strutture in RSA, viene pagato per loro la quota sanitaria, come è per tutti i non autosufficienti, e proprio per i malati di Alzheimer la quota è anche più alta rispetto a quella di un non autosufficiente normale, tra virgolette. Certo. Ecco. E la parte alberghiera invece è sempre a carico della famiglia, dell'ospite. E poi se invece è a casa, ci sono anche qua, a seconda della regione dove uno risiede, i vari assegni di cura o i CD, come si chiama qua da noi, e quindi aiuti per venire incontro alle spese che una famiglia è costretta ad avere. Poi c'è l'indennità di accompagnamento, che è quella viene data a tutti. Tutte cose che bisogna richiedere, però, attenzione, perché l'avete ripetuto più volte, sì, sono tutte cose che vanno richieste, ecco. Quindi bisogna presentarsi. Non riesco a capire. Bisogna rivolgersi alle strutture, anche ai patronati, bisogna rivolgersi alle strutture sindacali, anche dello SPI. Si va a vedere in SPI, l'indirizzo che ho detto prima,
o si anche trova all'indirizzo la sede più vicina a casa. Si trova una sede più vicina a casa o si manda una mail. E ovviamente diciamo che poi c'è il contatto, perché bisogna vedere appunto caso per caso. L'importante è che la gente si faccia avanti, si attivi perché è così, insomma. Assolutamente. Rispondere nell'altro messaggio, c'è qualcosa che secondo voi il governo ha fatto per i pensionati? No, allora, qui va detto molto chiaramente che il giudizio che noi abbiamo dato sul confronto del governo è un giudizio articolato. Da una parte abbiamo l'accordo che è stato fatto fine 2016, inizio 2017, che secondo noi è in gran parte positivo, perché lì, in quell'accordo lì, abbiamo per esempio reintrodotto una sorta di perequazione delle pensioni con dei limiti, ma è stata reintrodotto, è stato abbattuto il principio del blocco della perequazione. Nell'ultimo invece confronto, pur avendo anche lì degli aspetti positivi, ho detto prima, per esempio, noi abbiamo lavorato molto perché si fosse reso meno vincolante il blocco e con l'adeguamento dell'attesa di vita. Purtroppo non siamo riusciti in uno degli obiettivi che avevamo, cioè quello di dire che il lavoro di cura domestico, che viene quasi esclusivamente assegnato alle donne, fosse tenuto in considerazione per il calcolo appunto degli anni, cioè quindi che fosse valutata la come contribuzione. Scusate un attimo, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Montebelluna, mi chiamo Adriana. Buongiorno signora Adriana. Ha ragione il signore dire che non saranno molto per le persone che stanno male, non avranno più neanche un'assistenza. Io le faccio un esempio: io sono una malata di Parkinson da 22 anni e ultimamente proprio sono disabile, ma io ancora mi muovo per fare delle mie cosette qua, dopo il pomeriggio sono seduta, di notte poi non ne parliamo, ho più sempre bisogno. Dico, ma come fanno quando si va dalla commissione medica? Io, guardi, mi hanno detto una cosa, di fare la persona disabile dal punto di vista psichico. Io, se non lo sono, per fortuna che ho ancora la testa per ragionare, non lo faccio, perché per amor di dire, per vedere se mi danno qualcosa. Io, guardi, non so neanche più cosa dire. Le case di riposo qui nelle nostre zone costano 2.200 euro. Sì. Da prevedere, non che siano, seguiti, sono seguiti bene, sì, però se c'è qualcuno che non riesce a mangiare, a tagliarsi una mela, se c'è un'altra persona lì vicino, magari la parente di una che aiuta a tagliare qualcosa, dicono no signora, perché se no domani tocca a noi farlo questo. Ecco, se volete qualche altra, forse sì, dire qualcos'altro. Grazie, no, la sua segnalazione è molto molto importante. Adesso anche sentiamo i nostri ospiti. Noi la ringraziamo tantissimo e tanti auguri comunque per la sua difficoltà di vita quotidiana, che possano in qualche modo comunque cercare, speriamo che possa trovare un aiuto. E, signora, la ringraziamo, noi possiamo rispondere dopo la pubblicità, quindi resti, ci segua. Grazie molte signora, buongiorno. Andiamo in pubblicità.